Windsor, Natale a Sandringham, da Kate Middleton in verde con William d'Inghilterra e tre figli ad Andrea di York, ci sono proprio tutti. Windsor tutti uniti a Sandringham per il primo Natale senza la regina Elisabetta. Non solo Re Carlo e la regina Camilla, William e Kate e i loro tre principini. C'erano Edoardo e Sophie del Wessex, le sorelle di York e persino il principe Andrea. Parola d'ordine, unità e armonia. Harry e Meghan sembrano archiviati. Foto video 1 video 2. Natale a casa Windsor, il primo senza Elisabetta, tutto quello che c'è da sapere sulle celebrazioni a Sandringham. Guarda. Louis con i calzoni corti. Re Carlo e la regina Camilla guidavano il gruppo nell'abituale passeggiata per assistere alla messa nella chiesa di St. Mary Magdalene. Circondati dai sudditi occhi puntati su Louis, il figlio minore di William e Kate. 4 anni, torna a sgambettare in pubblico con i calzoni corti e il suo sorriso birichino dopo averne combinate di tutti i colori durante i festeggiamenti del giubileo con la regina. A un certo punto è rimasto indietro e si è messo a rincorrere la sorellina urlando Carlotteue. Senza altro più composti, si stanno abituando in fretta a comportarsi in pubblico, i fratelloni Charlotte e George. Mamma Kate era in verde militare con un cappotto che già le conosciamo di Alexander McQueen e un cappello a tese larghe con la piuma. Tutti con Kate Middleton, i Windsor sostengono la principessa e il marito William contro Harry e Meghan. Guarda. Il principe degli scandali. Parola d'ordine unità, dicevamo. Per questo primo Natale a Sandringham dopo anni, la regina ha trascorso il 2020 e il 2021 a Windsor per la pandemia. I principi del Galles erano ospiti dello zio Edoardo del Wessex e della moglie Sophie, che hanno sfilato verso la chiesa assieme a loro. C'erano Zara e Peter Phillips, i figli della principessa Anna, con le famiglie e non mancavano Eugenie e Beatrice con i mariti. In nome dell'armonia familiare, ed ennesimo colpo a Harry e Meghan, c'era anche il reietto per eccellenza. Il principe Andrea, bandito a vita da tutti i ruoli ufficiali a causa dello scandalo pedofilia. Sta trascorrendo le feste nella tenuta reale, pare, assieme alla ex moglie Sarah Ferguson. Harry d'Inghilterra, con Meghan Markle, accusa i Windsor di falsità, odio e razzismo, e scontro totale con la famiglia. Guarda. Il discorso del re nel pomeriggio, Re Carlo ieri ha tenuto il suo primo discorso di Natale. Il re ha ricordato la madre, il Natale è il momento in cui sentiamo l'assenza delle persone che abbiamo perso. Sentiamo la loro mancanza in ogni occasione di famiglia durante l'anno. Ancora, non potrò mai dirvi abbastanza il mio grazie per l'amore e la simpatia che avete mostrato verso la nostra famiglia. Carlo ha parlato di clima, di emergenze umanitarie e ha espresso di nuovo il suo rispetto per tutte le fedi. Come nel suo primo discorso alla nazione. Nessun accenno, invece, a Harry e Meghan. Per evitare polemiche, il re ha parlato in piedi, senza scrivani e con foto di famiglia da esporre. Il primo discorso di Natale di Re Carlo gli guarda. Bustos neam, că și pești mari sunt slabi, balotez pe toți le-am spus la tot cam ce sunt, ce simt, ce reprezint. Mă disting fără blingă, nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind, scui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa e betonul, underground, 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu. Așa e și zici că Stom Ford, la cum mă comport, întreabă asta nu-i loc de confort, rigor și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gang.